Buongiorno, il nostro settimo itinerario della Toscana nel bicchiere inizia da Colle di Valdelsa, un borgo situato nel cuore della Toscana sulla via Francigena, l'autostrada medievale dei grandi pellegrinaggi dal nord Europa verso Roma. Un borgo particolare con le sue canalizzazioni artificiali del fiume Ilsa, dette gore, realizzate già dal 200, con un sistema ingegnoso e estremamente efficace per portare acqua e forza motrice alle manifatture della cittadina, consentendo uno sviluppo del settore commerciale importantissimo. Nel 1269 fu teatro della celebre battaglia tra Guelfi e Ghibellini, che ebbe notevoli ripercussioni sull'assetto politico della Toscana. Sarà soprattutto la produzione del vetro prima e del cristallo poi a caratterizzare l'attività industriale di Colle di Valdelsa, che già dall'Ottocento fu definita la Boemia d'Italia, mentre oggi è la città del cristallo, con il 15% di tutta la produzione mondiale ed oltre il 95% di quella italiana. Fra i personaggi di levatura internazionale che qui ebbero i natali c'è Arnolfo Di Cambio, scultore e architetto del Duomo di Firenze, e in tempi più moderni il selvaggio Mino Maccari. E poi a Colle Alta un vero e proprio tempio dell'enogastronomia Arnolfo, con il celebre chef Gaetano Trovato, 2 stelle Michelin e storia della cucina italiana. Qui si sono formati tanti allievi di Gaetano, diventati poi stelle della gastronomia mondiale. Il nostro viaggio prosegue a San Gimignano, la Manhattan del Medioevo, la città delle torri, gli antenati dei moderni grattacieli. La Casa Torre era una costruzione fortificata nel Medioevo. Oggi ne sono rimaste 13, non più alte come quelle di un tempo quando erano 72, ma comunque affascinanti. Una curiosità, una vera e propria chicca sono le vere torri gemelle, che sono qui in Piazza Duomo, sono le torri dei Salvucci, una famiglia importante per l'epoca. La città che nel 1300 ospitò Dante Alighieri, giunto in veste di ambasciatore della Lega Guelfa, è un luogo da visitare soprattutto fuori stagione, quando i flussi turistici sono molto limitati e si può godere di un paesaggio da sogno e di una città fortificata unica nel suo genere. La città delle belle torri, come viene a ragione definita, è stata dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 1990. Non si può ripartire da San Gimignano senza aver assaggiato l'ottimo gelato della gelateria Dondoli, con i suoi gusti insoliti e sapori speciali della zona. È stata campione del mondo per ben 2 volte, nel 2007 e nel 2008. Il nostro itinerario prosegue poco distante, a Certaldo, nella patria di Giovanni Boccaccio, dove da sempre si coltivano le ottime cipolle rosse, raffigurate anche nello stemma del comune. Il borgo storico, detto anche castello, è raccolto entro le mura. Si accede dal borgo risalendo le antiche e affascinanti ripidissime strade, o tramite la più comoda funicolare, che parte da Piazza Boccaccio giù in basso. Ed è dentro le mura che dal 1988 e per 5 giorni nel mese di luglio si svolge Mercanzia, uno dei più importanti festival di arte e teatro di strada. Certaldo si è sviluppato su una collina dalla conformazione allungata e di forma ellissoidale che non lasciava spazio alla piazza, la cui funzione è stata poi assunta dall'attuale via Boccaccio, sulla quale infatti si affacciano la chiesa, il palazzo del potere, ovvero Palazzo Pretorio, e le logge del mercato. Questa è una bellissima giornata che termina a Barberino Valdelsa. Il suo sviluppo fu legato soprattutto al fatto di essere sulla strada Regia Romana che collegava Firenze con Roma. La sua forma urbana è a pianta ellittica e si conservano ancora le 2 porte di accesso al borgo, la storica Porta Romana, ancora integra, e la Porta Fiorentina che è stata ricostruita. Palazzi importanti si ergono ai lati della stretta via centrale. Troviamo per esempio Palazzo Pretorio, la cui facciata conserva ancora ben 35 stemmi del XV secolo, oppure il palazzo detto del Cardinale, che reca sulla porta d'ingresso uno stemma con le api, quello appunto dei Barberini, la potente famiglia di Papa Urbano VIII. Non possiamo citare Barberino senza menzionare Semifonte, a cui Barberino è strettamente collegata. La storia di Semifonte è molto affascinante. Il conte Alberto degli Alberti la sviluppò a tal punto da minare il potere di Firenze, e anche Dante, nel Canto del Paradiso, la cita come centro di primaria importanza. Si narra che i cavalieri di Semifonte andassero fin sotto le mura di Firenze a gridare in segno di scherno: "Va a Firenze, fatti più là, Semifondi vien città". Ma nel 1202, dopo 4 anni di assedio,
fu costretta alla resa. Gli abitanti ebbero salva la vita, la città fu completamente distrutta, disperdendone anche le pietre. Per prevenirne la ricostruzione, Firenze emanò un divieto per chiunque di ricostruire sul posto dove era sorta a semifronte. Per sempre. Fu persino sparso del sale sul suolo. Per 4 secoli rimase in vigore questa legge, finché nel 1597, dietro una speciale deroga del Granduca Ferdinando I, fu eretta una cappella dedicata a San Michele Arcangelo a pianta ottagonale, coronata da una cupola in perfetta scala di 1,8 di quella del Brunelleschi al Santa Maria del Fiore di Firenze. La sua ubicazione sulla sommità della collina diviene così il sigillo del potere di Firenze. In questo modo l'emblema di Firenze sovrasta la campagna, rendendosi visibile dalle colline limitrofe. Intorno a Barberino la campagna è stupenda. I suoi tramonti mozzafiato, lo sguardo si perde fino alle Apuane che si tingono di rosa al tramonto. La nostra giornata termina qui, dopo essersi riempiti gli occhi di splendidi borghi e coccolato il palato con dei sapori unici che ci lasceranno dei bellissimi ricordi. Voi continuate a seguirmi perché noi continueremo i nostri splendidi viaggi della Toscana nel bicchiere. Ciao!